Innanzitutto, consigliere Andrea Bertani, un commento necessario sul voto. Voto che, come vedevamo nella sintesi che abbiamo appena letto, vede la Lega aumentare i propri voti e il Movimento 5 Stelle diminuire i propri voti. Ci fa un commento su questo, lei che è un esponente del Movimento 5 Stelle? Sì, certo, il raffronto va sempre fatto fra amministrative e amministrative, non fra politiche e amministrative, quello che noi diciamo sempre, perché il Movimento 5 Stelle è un movimento che cerca di attivare dei cittadini. Quindi nei comuni dove effettivamente noi riusciamo ad attivare dei cittadini, un gruppo di persone che vuole cambiare il nostro comune, spesso abbiamo successo. Dove non si riesce a partire perché non c'è un gruppo di cittadini che riesce a prendere in mano la propria città, ovviamente la differenza fra politiche e amministrative c'è sempre. Esiste anche il fatto che noi ci scontriamo sempre con larghe coalizioni, mentre noi andiamo sempre da soli. Ovviamente in Emilia-Romagna c'è un grosso risultato che è quello del fatto che noi siamo andati al ballottaggio a Imola e su questo poi si vedrà. E il risultato più importante secondo me oggi è questo. E nel Modenese, un comune dove per poco meno di 1 migliaio di voti siamo andati vicini a conquistare il comune. Quindi diciamo i risultati dove ci presentiamo in maniera seria e si è lavorato, i risultati ci sono. Quindi, insomma, tutto sommato una soddisfazione da Secondo parte me in vostra. Emilia-Romagna è una notizia importante quella di Imola. Andiamo a vedere altre pagine. La nuova Ferrara, Rissa ferito a colpi di ronco. La Ferrara, notte di scontri, quattro giovani all'ospedale. E poi la fotonotizia che non manca mai, o una fotonotizia, una notizia sulla chiusura del ponte di Ferrara. Pendolari subito in coda, fa centro il traghetto. Viaggio dalla sinistra Po verso la città, valicando il grande fiume senza l'utilizzo del ponte. Il grande momento finalmente è giunto e non ha colto impreparati i frontalieri, li chiama così, che ogni mattina si spostano verso Ferrara per lavoro negli occasionali. Ieri i curiosi non hanno mancato l'appuntamento col traghetto. E poi Porto Garibaldi, Romea bloccata per il colpo al distributore. A Ferrara cede un ramo del cedro e sfiora due persone. E poi ancora andiamo notizie di sport che in questo caso salto. Le volevo chiedere un commento su questi lavori sul fiume Po, che sono stati anche insomma al centro del dibattito in aula. Sembra che finalmente stiano funzionando. Certo, il problema della manutenzione delle infrastrutture è un problema centrale e qui il dibattito fra se fare nuove infrastrutture e fare manutenzione, secondo noi è importante fare manutenzione, in questo caso bisognava forse fare un po' più di occhio ai disagi per chi dovrà attraversare il ponte, perché anche qui la soluzione del traghetto forse è un po' una pezza su un problema. Per chi deve spostarsi tutti i giorni, però finalmente la manutenzione sulle opere diventa importante piuttosto che investire soldi in grandi infrastrutture inutili. Quindi noi benediciamo le manutenzioni sulle infrastrutture, siamo un po' più critici sulle grandi opere che vanno valutate una per una. È una di queste grandi opere, la famosa. Cispadana, ad esempio, sulla Cispadana, qui ad esempio c'è una visione diversa. Anche ad esempio con la Lega, dove secondo noi la Cispadana non deve essere una nuova autostrada, ma vanno rafforzate e sistemate le infrastrutture che esistono, perché c'è un tema di costi, c'è un tema di spostamento di risorse dalla strada al ferro e c'è un tema anche di costi che non siamo sempre in grado di sostenere. Quindi quei pochi investimenti che si fanno vanno mirati su un cambio di visione e secondo noi il cambio di visione è spostarsi sul ferro. Vediamo quindi la prima pagina della Libertà di Piacenza, anche qui un titolone sulle elezioni comunali. Alta Valtidone, Ferriere e Castelvetro hanno scelto i loro sindaci. Albertini, Malchiodi e Quintavalla trionfano. Dopo la festa le priorità a livello nazionale, prosegue il momento d'oro della Lega, frena il Movimento 5 Stelle, conquista Brescia ma perde Catania e Terni, ed è la notizia che abbiamo un po'
un po' commentato adesso con lei, consigliere Bertani, e poi si allarga il dibattito sul futuro presidio sanitario di Piacenza. I primari sì al nuovo ospedale, ma nessuna forzatura sulla scelta del sito. Fornari e Cavanna, l'individuazione della sede dovrà essere una decisione della politica. Nel vertice di maggioranza il sindaco Barbieri ha ribadito che il suo programma elettorale prevede una Pertite tutta a Parco. E poi un'altra anziana vittima del finto tecnico, i gioielli prendono il volo, vediamo come appunto le truffe a danno degli anziani anche in questo caso non manchino mai. Dopo il caso alla Farnesiana, da gennaio nei nidi piacentini arriveranno gli ispettori, visiteranno sia le strutture pubbliche che quelle private per stilare una pagella che rappresenta un controllo di qualità. E qua sul controllo di qualità nelle scuole in qualche modo mi riallaccio al tema di una sua interrogazione sulle, sulla frutta data nelle scuole. Sì. Lei ha fatto un'interrogazione, che cosa ha lamentato? Sì, diciamo, c'è un programma nazionale che prevede di portare la frutta nelle scuole per far conoscere una corretta alimentazione ai nostri ragazzi, e purtroppo però questo programma non sempre è ben gestito, soprattutto in una regione come la nostra dove c'è una forte vocazione agricola. Ci siamo ritrovati che in alcune scuole sono arrivate le albicocche, frutta di stagione, ma le albicocche arrivavano dalla Spagna, fra l'altro in alcuni casi anche in cattivo stato di conservazione. Allora noi abbiamo interrogato la giunta per capire, per confrontarsi anche con chi organizza a livello di ministero questo programma, perché succedono queste cose, perché è importante fare conoscere e far mangiare la frutta nelle scuole, ma è importante anche che questa frutta arrivi, e il messaggio deve essere questo, dal locale, quindi dal chilometro zero, dalle nostre produzioni di eccellenza. Quindi bene fare queste iniziative, però deve esserci anche un controllo sul fatto che la nostra filiera agricola deve essere valorizzata, altrimenti questi programmi perdono un po' del loro significato. E in tema di agricoltura abbiamo trovato questa notizia sulla Gazzetta di Modena, regione, ecco 12,5 milioni per ristrutturare i vigneti, un bando che si pone l'obiettivo di favorire il ricorso alla meccanizzazione per aumentare la competitività. L'assessore regionale Caselli: così miglioreranno i vini. L'Emilia Romagna punta sulle migliori caratteristiche dei propri vini per far crescere la competitività del settore, valorizzando le tipologie più richieste da mercato e consumatori. Tra questi spiccano anche i nostri Lambruschi e il Pignoletto. Per le imprese agricole emiliano-romagnole, anche modenesi, quindi sono in corso oltre 15,2 milioni di euro per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, con l'obiettivo di migliorare la qualità, rafforzare l'identità delle produzioni DOP e IGP e il legame col territorio, favorire l'ammodernamento degli impianti e abbassare i costi. Il tema delle politiche agricole è sempre stato molto presente in questi mesi anche in commissione, perché c'è il rischio che ci sia un taglio dei fondi da parte dell'Europa, e quindi insomma si riallaccia anche al tema dell'Europa e che ruolo deve avere l'Europa nelle politiche nazionali. Sicuramente sia in regione, ma in regione soprattutto abbiamo avuto su questo, e secondo me è una buona cosa, una posizione unitaria fra tutte le forze politiche, del fatto che la nuova programmazione europea dal punto di vista dell'agricoltura dovrà essere mantenuta e non tagliata, perché una delle prospettive dopo la Brexit era quella di una forte riduzione dell'investimento dell'Unione Europea sui programmi di sviluppo rurale. Ecco, su questo io penso che il nostro governo farà una forte azione, perché il programma di sviluppo rurale, ovviamente con fondi spesi bene, perché spesso anche la Regione Emilia-Romagna dice: noi spendiamo tutti i fondi, bisogna poi vedere l'effetto che la spesa di questi fondi ha, però sicuramente mantenere un livello di finanziamento importante, questa è una garanzia che sia la Regione Emilia-Romagna ha chiesto, e io immagino sicuramente il nostro governo chiederà in Europa, facendo una voce forte.
che a volte è mancata fin questi anni. E un'altra cosa che le chiedo sempre sul tema delle politiche economiche, sì. In questo caso ha a che fare però con l'ambiente e la protezione invece di chi lavora regolarmente, e questa notizia l'abbiamo trovata sul Resto del Carlino: pesca di frodo, quintali di vongole sequestrato, il blitz dei carabinieri forestali ieri in via Trieste, due campani sanzionati. Quello del bracconaggio ittico nelle valli ravennate sta diventando una vera e propria piaga, un'emergenza alla quale la risposta di procura e forze dell'ordine non si fa attendere. Va proprio in questa direzione il maxi sequestro di vongole pescate abusivamente, effettuato nella mattinata di domenica dai carabinieri, che hanno multato due cittadini campani con sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.000 euro. E poi vediamo la denuncia: gli abusivi incubo della Piallassa, fanno tabula rasa e non crescono più, vengono dal Ferrarese, dalla Campania e dai paesi dell'est, armati di turbosoffianti, fanno tabula rasa di vongole e distruggono il fondale della Piallassa Baiona. Ecco, insomma, è un problema quello della pesca abusiva, in questo caso di vongole. Tra l'altro voi siete stati recentemente proprio a fare una commissione nella zona del delta del Po, proprio per visitare le aziende che regolarmente fanno sì. allevamento di vongole, abbiamo, di cozze. Abbiamo visitato Goro e gli allevamenti delle vongole, è un'esperienza molto interessante, un'eccellenza anche questa della nostra regione, dove è importante, si sta cercando, in mezzo anche a qualche difficoltà, di fare una regolamentazione che tuteli tutti e tutte le imprese che agiscono, perché poi c'è il tema, diciamo, della raccolta del seme che poi va distribuito nelle varie concessioni, e quindi una realtà importante che va tutelata. E questi interventi, ringraziamo i forestali, ora carabinieri forestali, che sono intervenuti, perché queste attività illecite invece vanno a danno sicuramente di chi lavora legalmente negli allevamenti, e vanno a danno anche dell'ambiente, visto che quella è un'area protetta dove ci sono degli usi civici, quindi qualcuno può raccogliere una quantità limitata sicuramente di vongole, ma non si possono fare questi interventi che poi distruggono l'ambiente e poi fanno una concorrenza sleale a chi lavora onestamente, ma ci sono anche poi delle carenze dal punto di vista igienico-sanitario che sono importanti, perché la raccolta dei nitoli, delle vongole e anche delle cozze va tracciata, e in questo caso invece sarebbero sfuggirebbero dai percorsi normali, sanitari, di controllo. Quindi un ringraziamento alle nostre forze dell'ordine. Anche qui l'invito è ad aiutare sia i forestali che le polizie provinciali, che in questo momento invece stanno vivendo un momento un po' di debolezza, proprio perché questa indecisione fra che cos'è rimasto in capo alle province, e quindi anche il rinnovo del personale li lascia un attimo un po' nel limbo. Invece noi stiamo chiedendo appunto che la polizia provinciale possa collaborare con forestali, sia potenziata e non indebolita invece. C'è peraltro adesso non nella sua commissione, ma è arrivato in commissione proprio un progetto di riforma della polizia locale, sì. Quindi probabilmente lo stiamo seguendo, e infatti stiamo appunto dicendo che all'interno di questo processo di riforma della legge delle polizie locali si tenga in buon conto anche l'importanza delle polizie provinciali, che avevano un aspetto importante di seguire la delega regionale alla tutela dell'ambiente, e quindi in questa riforma bisogna ricordarsi che la tutela dell'ambiente è importante, è una prerogativa della regione e ha bisogno che qualcuno lo faccia, e al momento è la polizia provinciale alla quale bisogna trovare un inquadramento che la potenzi e non la indebolisca. A proposito di riordino territoriale, di politiche sull'assetto territoriale, oggi proprio in commissione bilancio discuterete, sì. Avrete una prima verifica sull'attuazione della legge e della riorganizzazione, esatto. E su questo, insomma, poi vedrete quali saranno le vostre valutazioni. Non so se lei ha già un'opinione che ci vuole esprimere, perché io nel frattempo ho preso questa notizia su
sul Corriere Romagna, Forlì, situazione al limite, pronti allo sciopero. L'assemblea del personale mette in luce il malessere. Al termine la RSU presenta le sue richieste. E qual è la notizia? Stato di grave malessere del personale, stanco di essere preso in giro dalla propria amministrazione, demotivato e frustrato da disastro organizzativo che blocca l'Unione. Viene descritto così dalla RSU dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese lo stato dell'assemblea del personale riunito venerdì scorso. La rappresentanza sindacale unitaria annuncia poi di proclamare lo stato di agitazione con iniziative che verranno poi dettagliate, tra le quali la richiesta di incontro con i vertici interessati della regione Emilia-Romagna. Al termine del dibattito sono state formulate richieste che verranno portate all'Unione dei Sindaci e riportate nelle sedi istituzionali preposte. Richiesta di un piano occupazionale che verifichi le esigenze di dotazione dei vari servizi, si legge nel documento sindacale redatto al termine dell'incontro, e porti ad un significativo aumento dell'organico di tutta l'Unione. Ci sono unioni che funzionano, unioni che funzionano meno. Qual è il suo punto di vista? Tra l'altro sul tema dell'Unione Forlivese anche i nostri consiglieri comunali di Forlì sono già intervenuti tante volte, perché purtroppo questo tipo di unioni, quindi unioni troppo allargate con un comune grande che in qualche modo deve gestire anche per tanti comuni più piccoli della vallata, e spesso l'organizzazione non funziona. E qui si è fatta una scelta di spingere tantissimo sulle unioni, comunque a prescindere. Alcuni tipi di unione funzionano e possono funzionare perché in quei territori si creano delle sinergie che vanno a vantaggio dei cittadini e anche dei dipendenti comunali. In altri casi la forzatura ha prodotto delle distorsioni, come in questo caso dell'Unione Forlivese, dove l'Unione sostanzialmente non funziona, e ce ne sono tante in Regione. E quindi noi quello che chiediamo alla Regione è di rivedere la politica delle Unioni dei Comuni, di ripensare la dimensione delle unioni. Spesso le unioni sono troppo grandi e sono state costruite sui distretti sociosanitari per semplificare la vita a chi aveva costruito, insomma, la legge, però alla fine la vita l'abbiamo complicata ai comuni e ai cittadini. L'altro tema importante delle unioni dei comuni è la rappresentanza politica, nel senso che ad oggi il modello dell'unione dei comuni non funziona bene, anche perché la rappresentanza politica è di secondo livello, quindi ci sono delle maggioranze che fino a quando tutti i comuni erano in mano al PD non era un problema, perché i consiglieri di maggioranza anche all'interno dell'Unione erano tutti del PD. Adesso dove anche in Emilia-Romagna si sta arrivando ad un mosaico o un po' a macchia di leopardo, e le maggioranze all'interno dell'Unione dei Comuni, che sono pesate in base al numero di abitanti dei comuni, non permettono un governo lineare dell'Unione dei Comuni, allontanando fra l'altro anche le decisioni spesso dei cittadini. Ci sono comuni come quelle dell'Unione Faentina dove i comuni hanno delegato tutte le funzioni all'Unione dei Comuni, e dove ormai nei consigli comunali passa veramente poco, ma i consigli comunali sono quelli che hanno rappresentanza diretta, quindi chi è eletto vota in consiglio comunale. Nel consiglio di secondo livello, che è quello dell'Unione, la rappresentanza politica è più debole e quindi le decisioni si allontanano dai cittadini. Su questo va fatta una riflessione e va ridisegnato un po' quella riforma. E diciamo, quindi questo potrebbe rientrare, questa valutazione della legge che fate oggi, per vedere poi quali tipi di percorsi si possono aprire. Questo magari anche in vista di provvedimenti nazionali, perché chissà se a livello nazionale verranno toccati questi temi. Io, a proposito di politica, diciamo, nazionale, di rapporti tra le regioni e il governo, ho trovato questa notizia sull'Avvenire, ma era pubblicata anche in altri quotidiani. Autonomia, Zaia vede Stefani è la nuova ministra degli affari regionali, e Erika Stefani, sul discorso dell'autonomia, su cui anche l'Emilia Romagna naturalmente ha mostrato interesse. C'è stata una preintesa firmata, e lo stesso presidente della regione Bonaccini ieri ha annunciato che si vedrà anche lui con la ministra. Infatti vediamo, questo articolo dice: quella veneta è la prima delegazione attesa al tavolo del negoziato che riguarda l'autonomia.
ex articolo 116 della Costituzione, eccetera, eccetera, mentre la settimana successiva al Ministero sono attesi Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, probabilmente martedì, e il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Per il ministro Stefani, l'avvio ufficiale del negoziato è un segnale importante per tutti i cittadini che si sono espressi in favore delle varie forme di autonomia per le regioni che ne hanno fatto richiesta. È una buona notizia? Sì, beh, sicuramente è importante che anche la regione Emilia-Romagna partecipi a questo tavolo. Dalle parole del ministro e comunque anche dall'articolista si capiscono i toni differenti, e su questo noi ci eravamo un po' differenziati rispetto alla posizione del presidente Bonaccini, perché le due regioni, Lombardia e Veneto, che partecipano a questo tavolo dopo aver fatto un referendum, partono sicuramente da una posizione più forte, perché i cittadini sono stati coinvolti in questo processo. La regione Emilia-Romagna ha fatto una scelta differente, cioè quella di partire dal lavoro dell'Assemblea legislativa, e anche qui noi qualche critica l'abbiamo sollevata, perché secondo noi, non essendo nel programma del presidente Bonaccini, nel programma amministrativo del presidente Bonaccini, c'è stata una svolta improvvisa per inseguire diciamo l'autonomia di Lombardia e Veneto, sulla quale noi siamo comunque d'accordo, perché anche noi riteniamo che l'Emilia-Romagna abbia possibilità di prendere delle competenze e di fare bene e di fare meglio, e quindi acquisire però anche più a noi risorse. Manca di acquisire sicuramente più risorse, ma anche più responsabilità, ma noi penso siamo in grado di dimostrare che la responsabilità poi la sappiamo esercitare bene. E poi ci sarà tutto un discorso sui costi standard, su come vanno definite la ripartizione dei fondi che le varie regioni devono prendere e utilizzare, però sicuramente Lombardia e Veneto in questo momento hanno dalla loro parte la forza di un referendum e di una discussione che si è avuta fra i cittadini. Da noi la decisione è stata un po' più calata dall'alto. Notiamo questa differenza, però notiamo comunque che la discussione su questo tavolo anche per noi è importante e la seguiremo sicuramente con attenzione. Senta, un altro tema caldo, perché ci sono delle scadenze in vista per i comuni, ma soprattutto non per i comuni ma per gli esercenti, in questo caso di sale slot, è quello appunto del contrasto al gioco d'azzardo e l'applicazione di questa legge regionale che ha imposto una distanza, diciamo così, di sicurezza dai luoghi sensibili. Non ci devono essere sale slot a meno di 500 metri da luoghi considerati insomma sensibili, tipo scuole, chiese anche, sì, certo. luoghi di culto, che è più generico, giustamente allarga di più. Sale slot, scatta la seconda fase, l'associazione invita a ricorrere. Siamo sul Corriere Romagna di Forlì. Il comune passa alla fase 2, dice il Corriere di Romagna, nella lotta al gioco d'azzardo, e l'associazione degli esercenti invita a fare ricorso in massa. È di queste ore la sorprendente iniziativa del comune di Forlì, che sta comunicando agli esercenti interessati l'obbligo di chiusura entro fine mese delle sale VLT, slot, videolotter, insomma, poste a meno di 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, in pretesa conformità con la legge regionale. Invece gli imprenditori del settore confidavano che il comune sospendesse l'iter, e invece il comune non ha sospeso l'iter e faranno ricorso. La risposta del comune è: andiamo avanti applicando la legge regionale e le nostre ordinanze successive, che non sono di adesso. È un tema caldo questo. Certo, è un tema importante, riguarda una legge regionale che anche noi abbiamo fortemente voluto, era una nostra proposta che poi è stata inserita in un'altra legge, che era quella della legalità, che ha aggiornato poi la nostra legge di contrasto al gioco d'azzardo patologico. E la legge prevedeva due fasi. La prima fase era quella della mappatura dei luoghi sensibili, quindi ogni comune ha dovuto individuare luoghi sensibili, quindi i luoghi di culto, i luoghi sociosanitari di aggregazione, e attorno a questi va costituita una fascia, diciamo, di sicurezza, proprio perché l'offerta pervasiva e continua di gioco d'azzardo in questi anni abbiamo visto che
ha creato un aumento di patologie legato proprio al gioco d'azzardo, che facilmente porta appunto alla dipendenza. E i comuni, dopo aver fatto la mappatura, avevano 6 mesi di tempo per inviare le lettere, diciamo, di avviso agli esercenti che si trovano all'interno dei 500 metri, quindi sale da gioco, VLT e sale scommesse. Quindi giustamente adesso i comuni, già l'ha fatto Modena, ora comincia a farlo Forlì, invia le lettere agli esercenti per comunicare che devono spostare la loro attività lontano da questi luoghi sensibili. I comuni danno comunque un tempo adeguato agli esercenti, e gli esercenti poi hanno comunque la possibilità di richiedere successivamente più tempo per trovare una nuova localizzazione. I ricorsi, secondo noi, andranno a vuoto, perché la legge, la potestà regionale esiste tutta, ci sono già tante conferme, e quindi purtroppo le associazioni, io penso che debbano dare sostegno ai propri associati, aiutandoli a trovare delle soluzioni, ma non facendo ricorso, perché è inutile, e noi dobbiamo tutelare soprattutto la salute dei cittadini. E stiamo arrivando praticamente alla fine della nostra puntata. Prendo questa pagina del Corriere di Romagna, il caso dei migranti rifiutati da Malta e Italia, Aquarius, la nave Aquarius, De Pascale sfida Salvini, Ravenna, porto di accoglienza. La presa di posizione del sindaco di Ravenna durante il Festival delle Culture ce lo impone la Costituzione. Dopo la sicurezza nelle spiagge, possiamo spiegargli come gestire l'accoglienza. C'è la presa di posizione della Lega Nord, Morrone, che dice non ci sta propaganda e disinformazione, insomma, su questa decisione del ministro degli interni c'è stato, insomma, c'è molta discussione, c'è stato molto dibattito anche tutto ieri. La nave adesso ha preso il via per arrivare, giungere alle coste spagnole. Un commento su questa vicenda brevemente, perché siamo già. Beh, sicuramente la responsabilità dei porti è del ministro delle infrastrutture, non del sindaco De Pascale. Il ministro Toninelli, secondo me, sta gestendo con equilibrio la situazione, e l'assistenza l'Italia continua a darla, tanto che sono state inviate delle motovedette a dare assistenza alla nave Aquarius. Sicuramente la situazione è complessa e complicata, perché risolvere il problema dell'immigrazione non è semplice. L'Italia ha bisogno di farsi valere in Europa. Questa scelta è stata una scelta importante, e per alcuni aspetti effettivamente alcune critiche, secondo me, ci stanno. L'importante è arrivare al risultato e contemporaneamente tutelare le persone che sono a bordo, e su questo io sono convinto che il nostro governo non farà passi indietro. Quindi sicuramente l'assistenza è stata portata e continuiamo a portarla, tanto che fra l'altro navi della nostra marina, della nostra guardia costiera, stanno portando in Italia altri immigrati. Quindi è stato un passo importante per far capire all'Europa che non possono lasciarci soli, ma la forza, diciamo, di accoglienza dell'Italia rimane. E su questa osservazione io ringrazio il consigliere Andrea Bertani. Grazie. Del Movimento 5 Stelle. Oggi avete molto da lavorare in Assemblea, ci sono ben 3 commissioni con tanti provvedimenti, in particolare 7 progetti di fusione di comuni, sì. Se ne parlerà, poi ne parleremo nei prossimi giorni con i prossimi...